Caro, poi alle 11.30 l'approfondiremo. Ma certo, alle 23.30 mi raccomando con la nostra finestra. Però ecco, c'è una stranezza. Perché allora non è vero che rinuncia allo stipendio, Lukaku. Sì. Ha fatto un furbetto. No, non c'è bisogno che paghi. No, nel senso, cioè, che la notizia che è arrivata a Londra, la notizia è che lui era disposto a calarsi del 50% lo stipendio pur di venire all'Inter. L'Inter ha detto va bene, se il Chelsea addirittura ci mette il suo, vuol no, dire che il problema è se lo danno in prestito gratuito o no. Questo è un esatto. Ma ne abbiamo io credo un che convenga a tutti. Perché io faccio un calcolo normale e come qua no, lo spiego in maniera velocissima. Avete presente quando hai un giovane che devi valorizzare? Bene, che fai? Un grande club lo dà a una squadra per farlo giocare e poi questo giocatore si valorizza, se lo riprende. Il problema è che l'hai pagato 115-10 mesi allora, fa. Vero, però è vero che una volta che l'hai pagato e il giocatore è finito perché lì non può giocare, tu hai perso tutto. Hai ragione. Invece se lo presti e fa un'annata buona, l'anno dopo lo puoi rivendere a un prezzo molto più alto. Un gioiello rientra. Un gioiello rientra. No, voglio dire, questa è una teoria. Nico, siccome poi, perdevano i gioielli per strada. No. Allora, la fonte è CBS Sports. Il giornalista è Ben Jacobs, che è un famoso giornalista di CBS Sports, che ha dato questa notizia dove si riconferma il sì per il prestito e anche una partecipazione per l'ingaggio. Quindi Dybala resta in stand-by, Marcello. Ma dopo facciamo, dopo la pubblicità, abbiamo un bel sondaggio su Dybala e Lukaku, ma prima volevo aggiornarvi sulle vostre risposte al primo nostro sondaggio, che era: vi convince il ritorno di Pogba alla Juve? Avete votato 60% sì e 40% no. Con questo andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Bentornati con noi in studio e quindi partiamo con il secondo sondaggio. Dybala o Lukaku, chi serve di più? Andate sulla pagina di 7 Gold Sport Instagram e votate. Io lo quindi sento, facciamo lo so questa che domanda. Vorrebbe dire Michele. Io ho votato già. Perché hai già votato? Non c'è un di più. No, io voto Lukaku, voto Lukaku. Voti Lukaku, cioè non tutte e due? Anche senza Conte? No, tutte e due, secondo me. Anche senza Conte? No, sì, Conte va benissimo Inzaghi. Comporterebbe. Perché io ho la sensazione che le due cose siano totalmente slegate. Ho capito, però Maurizio, comporterebbe l'uscita di un altro. Tra Dzeko, Correa e Lautaro, l'altro potrebbe essere proprio Lautaro. Che potrebbe è quello essere più Correa. Sì, ma Correa è stato appena adesso in Spagna. Non lo so, è sentiamo che no. Sentiamo che ci Dzeko e Correa rimangono. Appunto, rimangono. D'accordo. Però potrei dire che se hai noi la sciagurata politica di Zhang di cedere bastoni, rimangono Lukaku, che abbiamo visto lui. C'è un'apertura del Chelsea, poi riprenderemo questa notizia arrivata da CBS Sports aziendalista e Lautaro Martinez e vediamo, cioè, effettivamente potrebbero rimanere e Dybala anche, che è un acquisto a costo zero e fra l'altro l'operazione sta andando avanti a passi da gigante e questa settimana sarà probabilmente quella, diciamo, decisiva per l'acquisizione. Ma io ti voglio fare una domanda da interista: se partono bastoni Lautaro perché no? Cioè io penso che se parte bastoni vuole fare e arriva a Bremer delle meraviglie, parte un altro attaccante e arrivano Dybala o Lukaku, l'Inter si rafforza o no? Si rafforza con questi. Nonostante la cessione di bastoni? Vabbè, se arrivano Bremer, Lukaku, Dybala, certo che si rafforza. Però bastoni è una questione che va, secondo me, al di là. Il tifoso dell'Inter è legatissimo, giustamente, perché lui e Skriniar hanno fatto vedere in tutti i modi di essere legatissimi. Cioè, è vero, anche Skriniar stesso, che sta andando a rinnovare fino al 2026-27, se vuole può andare benissimo a guadagnare 6 da qualche altra parte, gli hanno fatto offerte negli anni scorsi. Sì, sì. E invece non è più il calcio delle bandiere questo? No, è stato dimostrato che non è più il calcio delle bandiere. Cioè, voglio dire, proprio il Milan ne sa qualcosa con alcuni giocatori, segnatamente l'estremo difensore è andato al Paris Saint-Germain, che sembrava una bandiera rossonera e invece... di fronte a un ingaggio congruo è andato altrove. Ma non lo nomini neanche più? No, io lo nomino. Mignan è un grande portiere. E ti faccio una domanda, visto che a Napoli è rimasto uno degli ultimi romantici. O devo dipendere da te?
Cosa sorridi? Sei arrivato dietro. Cosa sorridi? Fai lo spiritoso. Sei arrivato dietro. No. Ti abbiamo anche battuto. Che c'entra? No, fai lo spiritoso. Sì, no, veramente anche noi abbiamo. Anche fai lo spiritoso. Ma volevo dirti che loro hanno vinto. No, ho detto, ho notato che non hai nominato Donnarumma. Tutto qui. Ha vinto Napoli. Grazie, pari. No, però io volevo con te fare un altro ragionamento. La Juventus e il Napoli sono le uniche squadre, diciamo, di livello, di vertice, che hanno ancora diciamo dei padroni, padri padroni, no? La famiglia Agnelli, De Laurentiis. E si scontra questo con questo paragone Maurizio, perdonami, cioè, voglio dire, ma non è un paragone, no? Agnelli. Se mi facevi finire capivi quello dove volevo arrivare, dire, mentre invece De Laurentiis sarebbe l'uomo più felice del mondo se fosse paragonato a io non paragonavo economicamente, io paragonavo il senso, nel senso c'è una famiglia che guida, mentre per molti altri casi ci sono i fondi. Allora vedo che insomma c'è sempre questa diatriba, ma è meglio che ci sia la famiglia che guida e che comunque prende una decisione, oppure quando stai in mano ai fondi ti senti più tranquillo? No, tranquillo è una parola grossa, però i fondi ti consentono una gestione completamente diversa, così come anche la Juventus riesce ad avere una gestione diversa, perché quanto è in difficoltà interviene casa madre e copre. E De Laurentiis, sul quale tutto si può dire, ma mai gli si può dire per le questioni bilancistiche, dove è l'unica società in Serie A insieme alla Lazio, se non sbaglio, ad avere i conti a posto, ovviamente De Laurentiis non può andare oltre, soprattutto se poi per due anni non ha fatto la Champions, non può andare a investire. Gianluca, ecco, da questo nasce il taglio di ingaggio che deve fare di suo. Cosa? E può chiamarsi il fondo ADL, potremmo ribattezzarlo, perché ha la mentalità del fondo. È la gestione. No, lui riesce con tanti anni di utili che ha fatto riserve ad aver sopperito il momento in cui non è andato in Champions per due anni, prendendo le risorse dai suoi fondi, cioè dalle sue riserve. Cioè, ha fatto una gestione sotto questo aspetto, gli si può dire tutto, ma è stato perfetto. Sotto questo aspetto è stato assolutamente perfetto. Infatti, perciò resistono ancora. Un euro. Perciò resistono ancora. Non sono 10 proprietà straniere ormai in Serie A. Quelli che resistono sono quelli De Laurentiis, Lotito, che hanno tenuto a bada i conti, con l'eccezione della Juventus. Però abbiamo avuto un aggettivo stupendo in questa trasmissione: sciagurata, no? Sciagurata. Che sia zero, sciagurata. No, scusa, sciagurata. Che sia zero, sciagurata. Non mi sto riferendo all'Inter adesso. Lui ha parlato di sciagurata a proposito di bastoni, però era sulla falsariga di quanto Maurizio prima ci aveva letto con Mentana, come dichiarazione. Sciagurata la dichiarazione di Mentana. No, perché erano entrambe dichiarazioni in un certo senso. Tu sei stato capace, con molta intelligenza peraltro, a difendere l'indifendibile sulla situazione. Ma quella è una specialità. No, Perché non rispondi ai numeri? Uno mette 1.000 euro, l'altro mette 900 milioni. Tu sei dalla parte di quello che mette 1.000 euro, che critica quello che mette 900 milioni, che non mette i soldi. L'Inter si trova in una situazione in cui deve necessariamente, come la Juventus, deve pensare a guardare soprattutto il budget economico che deve gestire. Gli altri no. L'Inter lo sta facendo con molta attenzione. Appunto, perché la critica. Ma lo deve fare per. Deve cercare di vendere. Se non trova l'acquirente, non è colpa sua. Per vendere devi avere i conti messi meglio. Fabio, okay. ma quindi Bastoni non fa. Scusate, chiediamo una cosa al nostro Fabio, ma quindi quale sarà l'Inter del futuro? Beh, intanto so che la redazione, Francesco e tutti i colleghi hanno preparato già un quadro. No, questo adesso lo vediamo, perché io volevo sapere da te. L'Inter del futuro, il futuro dell'Inter è se Zhang trova un compratore e può vendere. Per fare questo, ha ragione Michele, deve cercare di mettere un pochino più a posto i conti. Quello che ma non è che metti io. A posto i conti o vendendo ogni posto, anno venduto un gioiello. È questo che vorrei far capire al signore che viene dalla Cina. No, ma Fabio... È questo che vorrei far capire. Davvero, cioè, su questo capiamoci. Allora, sui giocatori, chi prendo e chi cedo... Non è Zhang che mette parola, Zhang ti detta la strategia, poi ci sono i competenti, e non mi dite che Marotta non è competente. Ma la strategia è quella lì. La strategia è che dipende dalle offerte, come ha detto Marotta. Devi vendere, come ha detto Marotta. Fabio, se ti vendi tu invece che devi vendere.
scusa, si deve Fabio si deve autofinanziare in Europa con i soldi. Si deve perché il Milan non si autofinanzia, no? Il Milan ha venduto. Il Milan l'ha venduto, ma stai in una situazione che è come quella che ha venduto. Che ha venduto? Ma l'Inter è quello che ha fatto. La situazione del Milan è di 49 milioni di passivi. No, no, non parlo del debito. Non sto parlando del debito. Sto parlando, ha venduto un restyling con lo stesso meccanismo dell'Inter. Cioè, l'Inter ha trovato un'altra società. Ma c'è una fondo che gli ha finanziato l'Inter, purtroppo il Milan ha fatto altrettanto, l'ha comprato e ha trovato un altro fondo che ha finanziato. C'è un blocco cinese, c'è il blocco del denaro della Cina che vede sul gasolio. L'Inter deve autofinanziarsi in Europa. Il Milan non deve autofinanziarsi. Diglielo per favore. Il Milan non deve autofinanziarsi. Deve autofinanziarsi in Europa. E il tuo amico Jerry Cardinale cosa ha detto? Qual è il programma? Gordon Singer, qual è il programma? Ma non ha il problema del finanziamento. Paolo con Cardinale. Non ha il problema assolutamente del finanziamento. Ma non hai problema, no, perché lui ha i soldi, Jerry Cardinale. Ma sono suoi, può liberare. Ma che suoi? Ma se fatti prestare da Elio, come tenere i conti in ordine? Ma quello però quello Michele è un altro discorso, nel senso se le fatti prestare ma perché conveniva. Ma non tutti. Ma non è patrimonio di Cardinale, è un fondo. Ma il fondo in cui ci sei, c'è Elio al 30%, scusami. È un'operazione comunque coordinata. Ma ho capito, io sto parlando la politica che propone, qual è? Io voglio dire l'autofinanziamento che tu critichi per l'Inter o no? È che purtroppo però qual è la politica di Cardinale del Milan? Scusami, purtroppo per qual è la politica di Elliott del Milan? Il Milan qual è? Di mettere i soldi? Non di mettere i soldi. No, non mettere soldi. Però gli altri devono mettere. Ma il problema dell'Inter invece è che quei soldi sono bloccati in Cina e ha dovuto autofinanziarsi sull'Ombra. Ma perché non posso fare come questo te? Non ho capito. Fabio, può dirlo tranquillamente. Deve autofinanziarsi sull'Ombra. Il Milan non deve autofinanziarsi. Il Milan si finanzia già in Inghilterra. È chiuso a meno negli ultimi anni. In Inghilterra. Sei arrivato a meno 195, meno 100, meno 50. No, il Milan pure tu. È diventato virtuosissimo. Pure perché virtuoso, meno 50. Ormai è arrivato. Ma scusami, ma tu devi solo domandarti perché il Super Marotta sta facendo benissimo. Ti vende bastoni. Qui c'è un po' il dentino avvelenato con Marotta, però Marotta sta facendo benissimo. Ti dispiace che se n'è andato, evidentemente. Ma neanche poi tanto. Da quando se n'è andata non si capisce più niente. Sì, vorrei un amministratore. Insomma. Cioè meglio arriva bene, mi dici? No, adesso non sto dicendo che arriva bene. Meglio Paratici, mi dici? No, però vorrei un amministratore più navigato, un direttore sportivo. Io vorrei un direttore sportivo più navigato. Ma tornando, visto che non abbiamo parlando di Juventus, stiamo parlando di Inter. Scusa, ma perché allora Super Marotta è lì che sta vendendo bastoni, forse anche l'Autaro? Ma non l'ha venduto. Forse anche l'Autaro. E tu stai lì a dire, no, però i conti qui di là, in su e giù. Se sta vendendo è perché c'è un'esigenza di vendere. Sì, però qual è la bravura? Che la linea è stata competitiva, quello che gli ha detto Zang è stato Marcello, però sotto questo effetto allora il Milan è stato più bravo ancora. Il Milan non ha venduto, è stato competitivo e l'ha superato. Però Marotta è andato via dalla Juventus all'Inter, la Juventus con più spese degli altri è scalata dal primo al quarto posto, l'Inter ha fatto 200 milioni di cessioni e ha fatto la lotta per lo scudetto lo stesso, quindi vuol dire che il dirigente ha lavorato bene. Il discorso che forse il problema è proprio questo, perché se avesse lavorato peggio il dirigente probabilmente sarebbe stato un discorso con le spalle al muro. Ma Marotta non si discute, l'hai già detto tu prima. Che Marotta stia lavando bene, non si discute. Marotta sta lavando benissimo. Vabbè, noi ci dobbiamo fermare, quindi vi abbiamo posto dei paletti, non c'è dubbio. Sì, anche perché il fondo Elliott non ha messo i paletti. Sì, vabbè, ma non devi rinfacciare, tu che fallo devi esaminare la tua situazione. Devi che rinfacci, ma ti smetti i paletti, parla della tua situazione. Quello ha fatto così, quello ha fatto tutti mettono i paletti. Continuiamo a litigare dopo, vi va? Abbiamo una pubblicità. Con noi in studio intanto sono arrivate le vostre risposte al nostro sondaggio ed è andata così: Dybala o Lukaku, chi serve di più? Avete votato 37% Dybala e 63% Lukaku. Ma noi abbiamo anche una grafica, quindi è stato perdonato però Lukaku dai tifosi del Inter. Oggi c'era la foto su Instagram, tutti sotto torna. Però posso dire, dopo che gliel'hanno detto da vendere, è una storia dolcissima questa, come il figlio al prodigo, dal punto di vista di Lukaku. Senti, che si è bellissima, se non arriva uno che gli offre qualche cosa e se ne va, perché la storia sempre da vedere. Io se a queste storie del libro cuore ci credo relativamente. Ma cosa vai a guadagnare 7 e mezzo, te ne do 12? Ma glieli dai, voglio vedere
se lui vabbè, infatti no, Maurizio lui... è più disincantato, no, scusate, di perché non viste tanto, no, è più io ho visto giurare amore eterno a squadre e poi si discutevano, esatto, di 50.000 euro. Lukaku ha già fatto cui... questa cosa, no, qua, ma io ti... però lui si era... sente scusami Maurizio, era un messaggio positivo rispetto a chi vede tutto secondo mieloso. E certo, Paolo, come i ritorni del mieloso. Milan sono tutti miele, tutto quelli mieloso dell'Inter no, no, non vengono accettati. Il Milan è campione d'Italia. Si sentiva eroe. Il Milan è campione d'Italia. Ho capito, si sentiva eroe, però quando gli è arrivata l'offerta giusta, ha preso e se n'è andato dal giorno alla notte. Ma questo ha sbagliato, però assolutamente ha sbagliato. Però perché poi torna, spinge il capo di cenere. Torna perché lì ha fallito, parliamoci, cioè, chiaramente. Ma certo. Oh. E quindi questo amore è così disinteressato? Ma no, ma so, lascia perdere l'amore. Però dico che chi se ne importa quando si parla di professionisti. C'è una bella storia di libro cuore a Napoli con Mertens, Maurizio. Esatto, però come finisce quella di Ciro? Il libro di cuore di Mertens. Ciro, come insiste, Ciro ti saluta, Ciro. No, finisce che tutti quanti, c'è, che il figlio l'ha chiamato Ciro, Ciro Romeo, è Napoli, è Napoli è bella, è Napoli è il mio cuore, tutto il resto, cioè oggi è arrivata in sede, o meglio ieri sera è arrivata in sede la proposta degli avvocati di Mertens, che ha chiesto a De Laurentiis appena un biennale da 4 milioni di euro più vari bonus per i prossimi, esatto, due anni, che ha lasciato davvero sorpresi tutti, per carità, ma al di là della sorpresa, salutalo a Ciro, saluta di Ciro, hai diritto di dargli le do. Ma saluta tutto, Ciro, assolutamente, saluta assolutamente. Ciro. Però quando sento parlare di amore eterno, amore eterno deve essere nel caso dei calciatori, dei procuratori, eccetera, deve essere corredato da molti zeri sull'assegno, se no io su sti amori eterni, ma ci sono stati amore mai eterno visti finché in dura, un'altra questo, epoca questo diciamo è. Io, Zanetti, Maldini, Del Piero, Totti, sono finite forse quelle bandiere il lì. Principio di realtà che Maurizio ci sta dicendo è quello che governa il calcio, e questa è la verità, è la vita, ma anche sono professionisti, è giusto, certo, così, certo, cioè, non certo è che è una critica. Qualche eccezione ancora c'è, dai, qualcuna eccezione, sì, una su sì, milioni, pochissime, mosche bianche, sì. Fammela, dimmi io. Per esempio all'Inter, per esempio, ripeto, Skriniar che andò insieme a caso, da una no, caso. No, ti parlo del ho capito, però Skriniar non è che ha detto io firmo in bianco come ha fatto Del Piero, come avrebbe fatto, no, Del Piero. Però ha detto bene, andiamo a ritoccare il tutto. No, però ha lasciato il procuratore per andare, no, a firmare. Figure, Skriniar è innamorato dell'Inter. Sì, dai, ma magari, sì, dai, cioè, la scelta è, va, cosa vuoi? La scelta è, secondo me Zang lo abbraccia, lo bacia, 110 resto dove sto. Non vedo l'ora di stare qui tutta la vita. Sono sicuramente casi anche prende l'alloggio della Juventus sede Skriniar. Sì, io ho fatto il primo esempio che mi noi lo vediamo adesso subito, ma abbiamo una grande trasformazione, però sì, eh. Però tanto sì, sarà l'argomento che arriveremo dopo, sì, però visto che ci stiamo parlando c'è un problema da questo punto di vista, Leao, Francesco. Solo un accenno, perché ne parliamo dopo, naturalmente. Ma allora, il discorso di Leao è legato al rinnovo di contratto, la sensazione che il giocatore voglia restare al Milan, il Milan è disposto a ritoccare ulteriormente in salita verso l'alto il contratto, quindi adeguandolo ovviamente alle richieste da parte del giocatore stesso. Il problema è Jorge Mendes, il suo potentissimo procuratore, che ovviamente sa di avere un gioiello per le mani, per cui attenzione alle possibili proposte. Non dimentichiamo però che Leao al momento è blindato da una clausola rescissoria da 150 milioni. E quindi, come è giusto, però, ha detto, ha fatto un grande campionato, vuole un ritocco, poi bisognerà vedere. Però nel frattempo il giocatore giura amore eterno al Milan. Sì, speriamo che sia così, Maurizio, perché con 150 milioni, ma tutti amore eterno, con 10 giusto milioni, infatti, che gli offrirebbe finché dura. Tonali, per esempio, se è vero. Allora, il Milan non vuole perdere la nuova proprietà, tutt'altro, non può presentarsi vendendo il suo gioiello, quello lo fanno quelli che stanno dall'altra parte del naviglio. Dipende dalle offerte. Allora, il Milan ha offerto inizialmente 4,5 più bonus. Mendes dice, eh no, io voglio guadagnare come Vlahovic alla Juventus. Vlahovic guadagna 7. A 7 non si arriva, ma a 5,5 più bonus si può arrivare. Il Milan si dice disponibile. E si arriva a 6,5. Esattamente, quindi ci siamo qua. Quindi dovremmo starci, non dovrebbe esserci un caso. Ragazzi, me lo metto per iscritto. Pure io. Leao rimane al Milan. Pure io sono d'accordo. Perché non c'è l'offerta. Me lo metto per iscritto. Perché non c'è l'offerta.
Leao, non c'è l'offerta. 120 di, che ne ma so. Non è possibile che non c'è un'offerta, ma per Leao. Abbiamo altre ruote di mercato importanti, lo sai Maurizio. Abbiamo altre quando titolare in nazionale. Io andrei da Francesco, perché prima di arrivare al discutere del Milan e di Leao e di tutte le altre cose, l'avevamo presentata una formazione ipotetica dell'Inter, o sbaglio? L'andiamo subito a vedere, quella che è l'ipotesi di formazione di mercato dell'Inter. Ovviamente sono soltanto ipotesi, per cui ovviamente sono trattative ancora in essere che possono cambiare ovviamente nel corso delle prossime giornate. Possiamo andare a leggerle insieme con ovviamente nomi che a breve verranno ufficializzati, uno su tutti i Mkhitaryan, che ha detto di no alla Roma per legarsi all'Inter per le prossime due stagioni, un biennale da circa 3 milioni e mezzo di euro. Sappiamo che l'Inter ha già acquistato ufficialmente Onana. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i rinnovi sia di Inzaghi che di Handanovic, con Inzaghi che si legherà all'Inter fino al 2024 e Handanovic che prolungherà di una sola stagione per rendere un pochino più agevole anche l'eventuale inserimento di Onana. Se siamo pronti con la grafica, direi di andare a vederla insieme, la formazione dell'Inter. Queste sono le ipotesi di mercato, con ovviamente il nome di Bremer in difesa. Attenzione ad Aslani, piace moltissimo questo giocatore dell'Empoli. La novità di giornata è Bellanova del Cagliari, un nome che abbiamo già sentito nominare ieri, ma che è stato ulteriormente confermato oggi da, diciamo, dalla dirigenza del Cagliari, che si è detta estremamente preoccupata perché l'indice di liquidità per iscrivere il Cagliari in Serie B è più elevato rispetto a quello della Serie A, ragione per cui i gioielli del Cagliari che potrebbero avere mercato, João Pedro e Bellanova su tutti, potrebbero essere venduti a breve per incassare quei soldi che poi potrebbero consentire al Cagliari di iscriversi al campionato di Serie B e ovviamente di fare mercato. In attacco, inutile dirlo, Lukaku, Dybala sono i nomi per ora in giallo, uno, l'altro, tutte e due sono trattative di mercato che sono decisamente ben avviate, soprattutto per quanto riguarda Dybala, anche se ovviamente si attende la risposta del legale di Lukaku dopo il colloquio che dovrebbe avvenire tra domani e dopodomani con la dirigenza del Chelsea. Sorriso fino alle orecchie per Michele vedendo questa squadra, però questo significa che l'Inter potrebbe tanto fare una campagna acquisti strepitosa, tanto fare una campagna acquisti fallimentare cedendo i gioielli. Cioè l'Inter è proprio una situazione più fluida. Non come il Milan che ha delle basi e deve per esempio semplicemente puntellare più ruoli. Il Milan però tra nei titolari deve intervenire, già iniziato con l'attaccante, deve mettere l'ala destra. Però è più facile, 24-25, per il Milan non facile. Risponde mai alle domande che gli fai. Tu gli fai la domanda sull'Inter e lui va sul Milan. Ha fatto la domanda ma precisa. Sempre, ma è vero. Domanda, ma perché però non la base fatta. Tu rispondi sempre sul Milan. Milan deve fare una domanda precisa, non puoi, il Milan deve puntellare solo tre ruoli titolari, l'Inter neanche uno titolare su una situazione finanziaria solidissima, chiara, e devi mettere tre titolari e tu devi mettere tre titolari. Rispondi alla domanda, rispondi alla domanda. La domanda era sei contento di questa squadra? Sono contentissimo, sempre del Milan parla. Sono contentissimo di questa squadra, anche di Inzaghi sei contento, ma Maurizio ti ha anche detto che può essere fluida la situazione. Ho capito, tutti è fluida, ovvio. No, siamo un campionato di passaggio. Arriverà a Madrid e allora, può prendere chi vuole. Abbiamo altre quote importanti. Perché noi abbiamo fatto delle domande. Stai molto attento, Gianluca, perché ti riguarda questa storia. Esatto.